Chiariamoci subito, l'house commerciale non esiste. Non esiste. È come ordinare un panino al prosciutto cotto e crudo, oppure mettere insieme il tonno e la Nutella. No, o è house o è commerciale, ammesso e non concesso. Abbiamo già parlato di commerciale, parleremo molto di house. Però questa espressione house commerciale, che per fortuna si sente dire un po' meno, è ancora fin troppo usata per definire sia alcuni tipi di serate, sia alcuni tipi di dischi. Però ci tengo fin da subito a fare in modo che esca completamente dal nostro linguaggio, perché fondamentalmente non ha senso. Ripeto, o qualcosa è house, o qualcosa è commerciale. Il successo o meno di un brano non è che mi fa cambiare genere musicale. La struttura, le caratteristiche del brano sono sempre quelle. Che se poi effettivamente si sente nelle radio, ben venga. Che si sente anche in altri tipi di serate, va bene lo stesso. È evidente però che quando un brano house diventa particolarmente famoso, conosciuto e suonato, molto probabilmente non si sentirà più nelle serate propriamente house, perché a quel punto è diventato troppo popolare e quindi chi fa musica più specialista, più di nicchia, tenderà ad evitare di mettere una hit straconosciuta, anche se ci potrebbe stare dal punto di vista strettamente musicale. Che poi intendiamoci, se prendiamo un esempio, che ne so, Marvinello, disco fondamentalmente house, un po' tribale, un po' tech, che però ha avuto un bel successo ed è anche entrato nelle classifiche più generaliste. Michael Kleiss lo suona le sue serate, sia che sia a Firenze o a Ibiza, eppure è una hit, però è sua e quindi giustamente se la suona, e non è che ci sta male all'interno delle sue serate, anzi, ovviamente magari te che vai a fare una serata più house non suoni Marvinello, perché appunto è diventato una hit. E quello ci può stare. Però Marvinello è pur sempre un pezzo house, in tutto e per tutto. Nella stesura, nella ritmica, nei suoni, nell'intenzione, eccetera. Anche se passa in radio. Se si parla di serate, cerchiamo di evitare il vorrei ma non posso. Se l'house ti piace, è inutile però che fai l'apertura housettina, chiamiamola così, quando non c'è nessuno, per poi fare una serata completamente diversa quando le persone effettivamente arrivano e poi ballano. Quella è una serata commerciale, punto. Che tu la faccia più o meno stilosa, meglio per te, meglio per il tuo gusto personale e anche meglio per le persone che ci partecipano. Ma non ha niente a che vedere con una serata house, che ha completamente un'intenzione e delle modalità diverse. Se si parla di musica invece è bene chiamare le cose con il loro nome. È il modo più semplice per evitare di dire sciocchezze e di crederci anche. Se un brano è un deep tech, pop dance molto spesso, essere precisi è il modo migliore, forse l'unico, per dire le cose in modo corretto. Ma allora mi chiederai, un brano come Hey Hey di Dennis Ferrer come lo classifico? È uno dei brani house più di successo degli ultimi anni, semplicemente. Più probabile che lo senta in serate non house che in serate house. House commerciale, leviamocelo dalla testa. È il primo di una lunga serie di termini che toglieremo dal vocabolario. Seguimi su YouTube e Facebook per scoprire presto tutti gli altri.